Buon pomeriggio a tutti. Come sapete, reggiamo oggi il Sesto del Paradiso. Cominciamo fin da subito, perché è un canto con tante cose importanti da dire. Poscia che Costantin l'aquila volse contro il corso del ciel, che la seguì o dietro all'antico che la vina tolse. 100 e 100 anni e più, l'uccel di Dio nello stremo d'Europa si ritenne. Vicino ai monti dai quai prima uscio, e sotto l'ombra delle sacre penne governò il mondo lì di mano in mano e sì cangiando in sulla mia pervenne. Cesare fui e son Giustiniano, che per voler del primo amor chi sento, dentro le leggi trassi troppo il vano. E prima ch'io all'ovra fossi intento, una natura in Cristo esser non più e credea, e di tal fede era contento. Ma il benedetto Agapito che fui, sommo pastore alla fede sincera, mi drizzò con le parole sue. Io li credetti, e ciò che in sua fede era, veggio orsi, chiaro, come tu vedi, ogni contraddizione, è falsa e vera. Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, a Dio per grazia piacque di ispirarmi l'alto lavoro e tutto in lui mi diedi. E al mio Belisar commendai l'armi, poi la destra del ciel fussi congiunta, che segno fu chi dovessi posarmi. Or cui alla question prima s'appunta la mia risposta, ma sua condizione mi stringe a seguitare alcuna giunta. Perché tu veggi con quanta ragione si muove contro il sacrosanto segno, a chi il s'appropria e chi a lui s'oppone. Vedi quanta virtù l'ha fatto degno di reverenza, e cominciò dall'ura che Pallante morì per dargli regno. Tu sai che il fece in alba sua dimora per 300 anni oltre, infino al fine che tre a tre. Per lui ancora. E sai che il fe del Mar delle Sabine, al dolor dei Lucrezi in 7 regi, vincendo intorno le genti vicine. Sai quel che fe, portato dagli egregi romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, incontro agli altri principi e collegi, onde Torquato e Quinzio, che dal Ciro negletto fu nomato, i 10 fabi. Ebber la fama che volontier mirro. Esso atterrò l'orgoglio degli arabi che di retro ad Annibale passaro l'alpestre rocce, po' di che tu labi. Sotesso giovanetti trionfaro, Scipione Pompeo, e a quel colle sotto il qual tu nascesti, parve amaro. Poi, presso al tempo che tutto il ciel volle ridurlo mondo a suo modo sereno, Cesare per voler di Roma il tolle, e quel che fe d'avaro fino al Reno, Isara vide d'era e vide Senna, ed ogni valle onde Rodano è pieno. Quel che fe poi che gli uscì di Ravenna e saltò Rubicon, fu de tal volo che non seguiteria lingua né penna. Inver la Spagna rivolse lo stuolo, poi Verdurazzo e Farsalia percosse sì che al Nil caldo si sentì del duolo. Antandro e Simeon, onde si mosse, rivide là dove Ettore si cuba, e mal per Tolomeo poscia si scosse. Da Indi scese folgorando a Iuba, onde si volse nel vostro occidente, dove sentia la pompeana tuba. Di quel che fe col baiuolo seguente, Bruto con Cassio nell'inferno latra, e Modena Perugia fu dolente. Piangene ancor la trista Cleopatra, che fuggendogli innanzi dal colubro la morte prese, subitana e atra. Con costui corsi fino al lito rubro, con costui puosi il mondo in tanta pace, che fu serrato a Giano il suo delubro. Ma ciò che il segno che parlar mi face, fatto avea prima e poi era fatturo per lo regno mortal che a lui soggiace, diventi in apparenza poco e scuro se in mano al terzo Cesare si mira con occhio chiaro e con affetto puro. Che viva la viva giustizia che mi ispira,
gli concedette in mano a quel chi dico gloria di far vendetta alla sua ira. Or cui t'ammire in ciò che io dire dico, poscia far vendetta corse della vendetta del peccato antico. E quando il dente longobardo morse la santa chiesa, sotto le sue ali, Carlo Magno vincendo la soccorse. O mai puoi giudicar di quei cotali che io accusai di sopra e di lor falli, che son cagion di tutti i vostri mali. L'uno al pubblico segno i gigli gialli oppone, e l'altro appropria quello a parte, sicché forte a vedere chi più si falli. Faccianli ghibellin, faccian lor arte sott'altro segno, che mal segue quello, sempre chi la giustizia in lui diparte. E non l'abba, sto Carlo Novello coi guelfi suoi, ma tema degli artigli che ha più alto leon trasser Novello. Molte fiate già pianzer li figli per la colpa del padre, e non si creda che Dio trasmuti l'armi per suoi gigli. Questa picciola stella si correda di buoni spiriti che sono stati attivi perché onore e fama gli succeda, e quando li disiri poggian quivi, si disviando, pur convien che i raggi del vero amore in su poggi ben vivi. Ma nel commesurar di nostri gaggi col merto e pace di nostra letizia, perché non li vedem minor né magi. Quindi addolcisce la viva giustizia in noi l'affetto sì, che non si puote torcer giammai ad alcuna nequizia. Diverse voci fanno dolci note, così diverse scanni in nostra vita rendon dolce armonia tra queste rote. E dentro alla presente Margarita luce la luce di Romeo, di cui fu l'ovra grande, bella e mal gradita. Ma i provenzai che fecero contra lui non hanno riso, e però mal cammina, qual si fa danno del benfare altrui. Quattro figli ebbe, ciascuna reina, Ramondo Beringhiere, e ciò li fece Romeo, persona umile e peregrina. E poi il mosser le parole miece a dimandar ragione a questo giusto, che gli assegnò 7,5 per 10, indi partisse povero e vetusto. E se il mondo sapesse il cor che gli ebbe, mendicando sua vita a frusto, assai lo loda e più lo loderebbe. Allora, scusate, state sentendo perché qualcuno ha messo sulla chat che non mi sentiva. Sì, molto bene. Sì, si sente bene. Io ho risposto, tu non ti preoccupare Claudia, tu fai la lezione perché io sono sempre qui presente, io ho già risposto a quella persona, tu non ti preoccupare. Ottimo, grazie mille Alice. Bene, allora. Ricominciamo a spiegare, come al solito a un certo punto faremo una pausa durante la quale potete, se volete, inviare le vostre domande alla chat. Vi ricordate che il canto quinto che abbiamo letto la settimana scorsa finiva in un modo del tutto insolito, annunciandone questo, cioè dicendo che una luce, cioè un personaggio che Dante prima aveva visto raggiante di luce, ma che davanti alla sua domanda, quella di Dante, anzi alle due domande, cioè Dante aveva chiesto chi era questo personaggio, cioè qual era la sua identità e perché era relegato in questo piccolo pianeta di Mercurio, relativamente lontano dall'Empireo, perché come ricordate, dopo la Luna, Mercurio è il pianeta più vicino alla Terra. E quindi quest'anima, luccicando di maggior carità, appunto perché può aiutare Dante, eccede la capacità visiva di Dante e si nascose nella sua luce, e quindi così, chiusa nella sua luce, aveva cominciato a parlare, Dante dice nell'ultimo verso del canto precedente, nel modo che il seguente canto canta.
E quindi vi annunciavo la settimana scorsa l'importanza di un personaggio cui è data questa prerogativa unica in tutto il poema di occupare con la sua voce l'intero canto. Questo infatti è l'unico canto della commedia che è del tutto compreso tra virgolette, quindi sentiamo solo la voce di questo personaggio la cui identità non conosciamo ancora. E questo canto sesto, vi ricorderete forse chi di voi ha frequentato gli altri 2 anni di lettura Dantis, completa la serie dei canti sesti, cosiddetti canti politici, in cui in un crescendo che parte dalle considerazioni amare di Ciacco, personaggio dell'inferno fiorentino che ha parlato con Dante sulle divisioni interne di Firenze e arriva a parlare dell'impero, che è la materia appunto di questo canto, attraverso anche quel canto sesto del Purgatorio, in cui in una digressione la più lunga che fa il personaggio del Dante scrittore, Dante si era lamentato, commosso dalle divisioni interne invece dell'Italia. Quindi assistiamo a questo crescendo attraverso i tre canti sei, il comune Firenze, l'Italia, l'intero mondo popolato che è la giurisdizione che idealmente dovrebbe soggiacere all'imperatore. Quindi questo è un canto particolarmente aulico, vedremo pieno di latinismi, di personificazioni dei fiumi, di apostrofi al fiume Po, ed è tra i canti più famosi del Paradiso. Quindi inizia a rispondere alle domande di Dante, questa luce, a partire da questo momento Dante vedrà tutti i personaggi del paradiso come luci, non potrà più vedere i loro tratti, insomma, fisici, e inizia da un misfatto, questo è importante, cioè per indicare chi è lui, cioè chi fu in vita. Inizia a partire da un fatto contrario alla volontà divina, che fu il trasferimento della capitale dell'impero a Bisanzio da parte di Costantino. Vi ricordate che abbiamo avuto modo di parlare di Costantino quando Dante fa un'invettiva contro la cupidigia che è nata dalla sua donazione. Quando abbiamo letto il canto 19° dell'Inferno, dove Dante incontra i simoniaci e esclama: Ahi Costantin, di quanto mal fumatre, no? Non la tua conversione, ma appunto la donatio, cioè questo gesto documentato da un falso. In realtà scritto molto di recente, quando Dante visse, ma che Dante credeva veramente un documento fatto da Costantino, attraverso il quale appunto l'imperatore donava grande parte dell'impero di Occidente al papato. E secondo Dante questo è appunto l'inizio di questa commistione del potere temporale e il potere spirituale che hanno portato alla rovina del mondo. Allora, chiarito questo, ricordato questo evento traumatico della storia dell'umanità per Dante, di cui avevamo parlato nell'Inferno, cui Dante dedica un paragrafo importante anche della monarchia. Vediamo che non a caso, e poi capiremo perché, la risposta di questo personaggio alla prima domanda di Dante, cioè chi sei tu, inizia da questo disfatto. Poscia che Costantin l'aquila volse contra il corso del ciel, che la seguì dietro all'antico che la vina tolse, 100 e 100 anni più l'uccel di Dio nello stremo d'Europa si ritenne, vicino ai monti dei quai prima uscio.
Allora, il soggetto di questa frase, che poi sarà di praticamente tutto il canto, tranne che un'ultima parte, è l'aquila, che è il simbolo dell'impero, da quello non solo tradizionalmente, ma anche all'interno del libro. Ricorderete questa scena simbolica che Dante, cui Dante assiste nel Paradiso Terrestre, in cui vede questo carro che rappresenta la Chiesa tirato dal grifone che rappresenta Cristo e che viene assalito più volte da diversi nemici. Uno dei quali è appunto l'aquila, che rappresenta l'impero, che non solo colpisce il carro più volte, rappresentando le diverse persecuzioni dei cristiani da parte dell'impero, ma anche la donazione di Costantino stesso, quando in un momento, sono gli ultimi canti del Purgatorio a cui mi riferisco, l'aquila entra dentro il carro e vi lascia le penne delle piume, e da lì nasce una trasformazione mostruosa della Chiesa, che è appunto quella che secondo Dante seguì la donazione di Costantino, quindi una ingerenza contraria alla volontà divina del potere temporale nel potere spirituale della Chiesa. Allora, questo simbolo dell'aquila, che tutti riconoscevano appunto come l'impero romano, sarà la guida di tutto il canto, in cui l'aquila, appunto rappresentando l'impero, sarà descritta nel suo volo come impero, passando da una mano nell'altra, come nella falconeria, passa appunto un uccello dalla mano del proprietario, insomma, in un'altra. E chiaramente le mani che vanno sostenendo lungo questa storia l'aquila sono i diversi imperatori che tennero in mano il potere imperiale. Già questo dà a tutto il canto un tono chiaramente molto sollevato, perché si tratta di un'allegoria in cui il volo dell'aquila implica le diverse vicende dell'impero romano. Allora, tornando ai canti che abbiamo appena letto, dopo che Costantino volse l'aquila contro il corso del cielo, allora, dopo che Costantino trasferì la capitale dell'impero a Bisanzio nel 330 d.C., facendo fare all'aquila, portando nella sua mano l'aquila contro la direzione del nono cielo, che è la direzione da oriente-occidente, che riguarda anche quella che nella terra vediamo dalla nascita del sole fino al ponente. E che era, come dice subito Dante qua, che ella, cioè l'aquila, seguia dietro all'antico che Lavina tolse, cioè dietro Enea che sposò Lavinia, che era anche chiaramente un viaggio da Oriente, da Troia a Occidente nel Lazio. Quindi vedete che questo inizio, in cui il trasferimento da Roma a Costantinopoli, da parte di Costantino, appunto, dell'impero, della capitale dell'impero, è visto come opposto alla direzione voluta da Dio dell'impero, sia nella sua genesi che nella guida del cielo. È importante questo perché lega fin dall'inizio del discorso l'istituzione imperiale alla volontà divina. Allora, dopo che Costantino trasferì la capitale dell'impero a Bisanzio, più di 200 anni, 100 e 100 anni e più, l'uccel di Dio, l'aquila appunto, in rappresentazione dell'impero, si ritenne, cioè si trattenne nello stremo d'Europa, cioè nel confine, nel Bosforo, vero? Il confine tra l'Europa e l'Asia.
vicino ai monti dai quali era uscito per primo, cioè vicino al Monte Ida e quindi alla Troade, da cui era partito, portato da Enea. E sotto l'ombra delle sacre penne governò il mondo lì di mano in mano, essiccangiando in sulla mia pervenne, cioè e proteggendo con le penne, le ali dell'aquila, appunto, l'impero, governò il mondo passando da una mano all'altra, quindi da un imperatore in altro, e così cambiando mano cadde, pervenne sulla mia mano. Quindi qui il personaggio, prima di dire il proprio nome, è inserito la sua vicenda personale nel piano provvidenziale di Dio, che lo volle parte degli imperatori. E adesso sì, solo dopo aver detto questo, al verso decimo si presenta: Cesare fui e son Giustiniano. Che per voler del primo amor chi sento dentro le leggi trassi il troppo il vano. Cioè Giustiniano, che fu imperatore dal 527, Dante insomma segue per tutta questa vicenda il tresor di Brunetto Latini, quindi molte delle cose che si dicono in questo canto non rispondono ai fatti come li conosciamo oggi dalla storia, bensì ad alcune vicende che narra il suo maestro Brunetto Latini. Giustiniano era quello che appunto aveva organizzato il corpo giuridico dell'impero. Non è un imperatore per la storia molto importante, ma Dante gli assegna insomma questo ruolo di rilievo nella narrazione proprio perché per lui le leggi dell'impero mostrano l'altissimo grado di civiltà a cui era arrivato l'impero e dal quale l'Italia nella quale Dante vive, diciamo, è decadenza. Allora, si presenta prima con il titolo Cesare, cioè fui imperatore e sono Giustiniano, cioè distinguendo il suo grado politico, che chiaramente ubbidiva alla funzione che doveva svolgere nel mondo, dal nome, insomma, di battesimo, che come lo conosce Dio ora che è in paradiso, che per la volontà dello Spirito Santo, il primo amore che io sento, levai il troppo, cioè il ridondante e il vano, il superfluo, dalle leggi organizzate.
Scusate, mi era caduto il collegamento. Mamma mia, oggi è una giornata difficile. Anche stamattina il professor Alejandro Patat non ha potuto far lezione alla facoltà per problemi di collegamento. Vabbè, speriamo bene. Allora, se non sbaglio, eravamo al verso 12. Stavo dicendo che nei versi successivi Dante attribuisce a Giustiniano l'adesione a una setta ereticale, quella del monofisismo, cui in realtà non è appartenuto lui, bensì Teodora, sua moglie, ma lui se segue come al solito una leggenda che noi sappiamo non vera, e quindi leggiamo in questi versi: e prima che io all'ovra fossi attento, cioè prima che io mi accingesse a appunto organizzare il Corpus Iuris, una natura in Cristo esser non più e credea, di til fidi era contento, cioè Cristo una sola natura e non due, non più, e mi accontentavo, cioè mi compiacevo di questa fede ereticale. Ma il benedetto Agapito, cioè il Papa Agapito, il Papa dal 535 al 536, che andò a Costantinopoli come paciere tra bizantini e goti, secondo la leggenda rimise Giustiniano nel dogma. Allora Agapito, che fu Papa, sommo pastore, alla fede sincera, cioè vera, mi dirizzò con le parole sue, cioè mi convinse a parole della verità della doppia natura di Cristo. E al verso 19 dichiara significativamente Giustiniano, dico significativamente per quello che verrà detto dopo nel canto: io gli credetti e ciò che in sua fede era, veggio or chiaro sì, come tu vedi ogni contraddizione è falsa e vera. Allora io credetti alla doppia natura di Cristo che il Papa mi trasmise, e quello che era nella sua fede, cioè appunto la doppia natura nella persona del Figlio, io ora vedo così chiaramente come tu, Dante, che sei mortale, vedi che in una contraddizione non possono essere vere entrambe le affermazioni. E questo esempio è molto importante perché in qualche modo annuncia il carattere incomprensibile a noi umani di alcune delle nozioni che leggeremo di seguito. Siccome la storia dell'impero è provvidenziale, ha in sé delle apparenti contraddizioni per noi umani, che però nell'insondabile piano divino possono convivere nella stessa verità, così come per noi è inconcepibile, per ragione, la coesistenza della natura umana e la natura divina nella stessa persona di Cristo, e dobbiamo accettarlo per fede. Ci si invita ad accettare per fede alcune delle contraddizioni che ci sono nella storia dell'impero. E infatti, proprio la doppia natura di Cristo sarà implicita in una di queste contraddizioni che noi noteremo nel racconto e che verrà scomodata appunto per risolvere un dubbio di Dante nel canto prossimo, un dubbio che nasce dalle parole di Giustiniano in questo canto. Allora, al verso 22, tosto che con la Chiesa mossi i piedi, cioè non appena io cominciai a camminare metaforicamente insieme alla Chiesa, quindi accettai il vero dogma, a Dio per grazia piacque di ispirarmi l'alto lavoro e tutto in lui mi diedi. Cioè anche qui, chiaramente, il lavoro, diciamo, giuridico che fece Giustiniano viene presentato come un'ispirazione divina, il che chiaramente si capisce come la continuità del valore provvidenziale dell'impero anche dopo la sua fondazione e l'impero d'Augusto,
che è invece il centro della vicenda storica perché permise l'incarnazione, e cioè anche nell'alto Medioevo, anche nel VI secolo, quando Giustiniano era imperatore, quindi dopo chiaramente l'incarnazione, la resurrezione di Cristo, l'impero continua ad essere nei suoi rappresentanti un designio divino, nella concezione dantesca. E quindi Giustiniano dice che si diede del tutto a fare questo lavoro giuridico, e al verso 25 aggiunge: e al mio Belisar commendai l'armi, cui la destra del ciel fu sì congiunta che segno fu chi dovessi posarmi. Cioè Belisario era il generale vincitore dei Vandali in Africa, dei Goti in Italia, che diciamo prese l'esercito imperiale durante l'impero di Giustiniano, e quindi qui appare la decisione di delegare in lui l'esercito da parte di Costantino, appare come particolarmente favorita dalla destra del cielo che lo fece vincere, mostrando, cioè essendo segno, che Giustiniano poteva riposare, e cioè non andare in guerre perché doveva sistemare le leggi. E al verso 28 Giustiniano annuncia a Dante che con questo avrebbe già risposto alla sua prima domanda, cioè chi sei tu, che aveva domandato Dante nel canto precedente, ma che per un motivo che adesso vedremo molto significativo, lui deve aggiungere l'intera storia dell'impero. Verso 28. Or qui alla question prima s'appunta la mia risposta, quindi ho finito la prima risposta perché mi sono presentato. Ma sua condizione mi stringe a seguitare alcuna giunta, perché tu veggi con quanta ragione si muove contro il sacrosanto segno, e chi il s'appropria e chi a lui s'oppone. Cioè, però la condizione della mia risposta mi obbliga, mi costringe a aggiungere qualche parte discorsiva affinché tu veda, sarcasticamente dice Giustiniano, con quanta ragione, cioè quanto sbagliano, sta dicendo invece, con quanta ragione si muove contro il sacrosanto segno, cioè quanto grave è opporsi al segno sacrosanto dell'aquila, cioè al potere imperiale, sia quello che lo si appropria in un modo partitistico, partigiano, sia quello che si oppone a lui. Cioè, questo è interessante perché dal verso diciamo 37, che comincerà a tracciare il volo dell'aquila che simboleggia la storia dell'impero, Giustiniano starà facendo questa giunta, cioè aggiungendo questa informazione di cui dichiara l'obiettivo in questa terzina che abbiamo appena letto, cioè questo io lo dirò affinché tu possa vedere quanto sbagliano ghibellini e guelfi attuali. I ghibellini sono quelli che si appropriano del segno imperiale dell'aquila per fare la loro politica partigiana, e i guelfi quelli che gli si oppongono. E quindi l'intero discorso dell'aquila, cioè di Giustiniano sull'Aquila, tende a attualizzare la storia dell'impero come esempio di una virtù sacra che tinge di diabolico il tentativo dei politici contemporanei a Dante di opporsi al potere imperiale. Perciò si capisce che alla fine del canto, dopo aver esaurito la storia dell'impero, Giustiniano passi di nuovo a parlare di guelfi e ghibellini, e poi di un personaggio
diciamo, molto più umile, che chiaramente è vittima individuale del disordine attuale del mondo. Allora, al verso 34, vedi quanta virtù l'ha fatto degno di reverenza. E cominciò da allora che Pallante morì per dargli il regno. Cioè, ascolta mentre io te ne parlo, quanta virtù l'ha fatto degno di reverenza il sacrosanto segno, no? Diciamo, è il lo, no? Quanto ha fatto l'aquila degna di reverenza. E cominciò dal momento in cui Pallante morì per dargli regno, regno cioè al simbolo dell'impero romano, per dargli un regno a quest'aquila che era un simbolo voluto da Dio nel suo designio eterno, ma che non aveva ancora un regno nel mondo. Questo inizio dalla morte di Pallante, che si narra nell'Eneide, no? Pallante fu questo giovane alleato di Enea contro insomma, gli italici, ucciso da Turno, che poi Enea vendica, appunto, e che segna la fine dell'Eneide. È interessante qui il fatto che Giustiniano faccia partire il proprio discorso da dove è finito il discorso virgiliano dell'Eneide. Ed è interessante anche come parta dalla morte di un giovane virtuoso, perché questo in qualche modo si allaccia al primo discorso che c'è nell'intero poema sull'impero, sulle vicende che prepararono il mondo per l'impero romano, che c'era il primo dell'inferno, quando vi ricordate, Virgilio fa la profezia del veltro e dice che il veltro sarà la salvezza della umile Italia per la quale morirono la Vergine Camilla, Turno, Niso, no? Fa un elenco di vittime che alcune delle quali appoggiarono l'esercito di Enea, altre no, ma messe sullo stesso piano come vittime del piano provvidenziale. E infatti la storia dell'impero che qui si narra, che è sacrosanta, come Dante ha detto, è una storia piena di dolore. È una storia nella quale Giustiniano, o Dante nella voce di Giustiniano, diciamo, compatisce i morti che sono stati sacrificati per questo piano divino. Anche questa è una delle cose che Dante chiaramente impara da Virgilio, perché nell'Eneide il narratore virgiliano ha sempre questa doppia valenza nella voce, sia di celebrare il carattere divino dell'impero d'Augusto, ma nel contempo di sensibilmente accompagnare il dolore dei caduti, di questo piano, vero? Allora, al verso 37 inizia il discorso molto innalzato dal punto di vista del registro, attraverso l'anafora di cui si serve più volte Dante in questo canto. Tu sai che el feci in alba sua dimora per 300 anni oltre, infino al fine che i tre pugnar per lui ancora. Cioè, tu sai, dice Giustiniano a Dante, che il sacrosanto segno, è sempre il soggetto di questa narrazione, fece la sua dimora in Alba Longa, quando il figlio Ascanio Iulio di Enea, cioè, si stabilì là, per più di 300 anni, fino a che i tre Orazi vinsero i tre Curiazi e quindi prevalse il potere di Roma su Alba Longa. Dante sta seguendo la storia di Tito Livio e anche quella di Orosio per questa parte dell'impero. E quindi sta parlando proprio dell'inizio
dopo, cioè di quello che Enea lasciò nel suo discendente. E al verso 40, di nuovo, Essai, seguendo questa anafora, Essai che il fe del mal delle Sabine al dolor di Lucrezia in sette regi, vincendo intorno le genti vicine. Vedete qua interessante perché in questa terzina Dante, diciamo, si riferisce alla monarchia romana, ai sette re, ma li incornice in due momenti traumatici. Il mal delle Sabine, cioè il ratto delle Sabine, cioè che è all'inizio dell'espansione romana, fino al suicidio di Lucrezia, violentata dal figlio dell'ultimo re, no? Di Tarquinio Superbio, che finì appunto la monarchia e cominciò la repubblica. E quindi sta dicendo: tu sai tutto quello che fece. Il sacrosanto segno tra l'inizio dell'espansione romana e la fine della monarchia nei sette re di Roma, sconfiggendo i popoli vicini tutto attorno. E poi al verso 43, sai quel che i fe portato dagli egregi romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, incontro agli altri principi con leggi. Allora, sai quello che fece il segno sacrosanto portato dagli egregi romani contro i Galli, nominati attraverso il capo Brenno, contro Pirro, il re dell'Epiro, e contro tutti gli altri principi e oligarchi degli altri popoli che furono sottomessi appunto dall'impero. Onde Torquato e Quinzio, che dal Cirro negletto fu nomato, i Dieci e i Savi e i Fabi ebber la fama che volentier Mirro. Per cui Torquato, Tito Manlio Torquato, nominato nel Purgatorio come uno dei, diciamo, dei più umili, onesti cittadini romani, e Quinzio Cincinnato, tutti e due eroi della Repubblica romana, che dal Cirro negletto, cioè che dal ciuffo spettinato, fu nominato Cincinnato, e i Deci Sabi, cioè famiglie di eroi del IV e del III secolo avanti Cristo, i Deci diedero insomma molti soldati all'impero, e i Fabi, i circa 300 membri della Gens Fabia, morti quasi tutti, insomma, nelle lotte, per l'impero, per cui, dice Dante, tutti questi eroi della Repubblica ebbero la fama che io sto onorando con la mirra, cioè mirro, verbo coniato da Dante, di nuovo un tratto aulico del testo. Cioè, nel Paradiso è piuttosto frequente che Dante inventi parole addirittura, suggerendo che la realtà di cui sta trattando merita nuovi vocaboli, perché finora non si è mai parlato di qualcosa di così alto. E sempre con il soggetto, il sacrosanto segno che era apparso al verso 32, Dante lo riprende con il pronome esso al verso 49. Esso atterrò l'orgoglio degli Arabi che di retro ad Annibale passarono l'alpestre rocce, po' di che tu l'abi. Cioè il sacrosanto segno, esso atterrò, cioè abbassò l'orgoglio dei Cartaginesi che, seguendo Annibale nella seconda guerra punica, passarono le Alpi, l'alpestre rocce. O po', qui Dante cioè Dante mette in bocca a Giustiniano un'apostrofe molto solenne al fiume Po, dal quale tu discendi. Di nuovo il verbo questo labi è un latinismo coniato da Dante dal verbo latino labor, che vuol dire scorrere. Quindi vi faccio notare questi preziosismi del testo, perché questo canto sesto è chiaramente, diciamo, sì, spicca per la sua altezza retorica.
E di nuovo, attraverso esso, che è sempre il segno sacrosanto dell'aquila, al verso 52, sotesso giovanetti trionfaro Scipione e Pompeo, cioè Scipione a 33 anni vinse nella battaglia di Zama, e Pompeo ancora più giovane, ai 25 anni, vinse insomma sui partigiani di Mario. Quindi questo fatto che così giovani trionfassero è, nella voce di Giustiniano, ancora una prova del carattere provvidenziale dell'impero. E a quel colle sotto il quale tu nascesti, dice Giustiniano a Dante, riferendosi a Fiesole, il monte appunto che sovrasta Firenze, sotto il quale tu nascesti, parve amaro, cioè fu amaro questo segno per Fiesole, perché secondo una leggenda Fiesole fu distrutta da Roma per aver, diciamo, dato riparo a Casilina, a Cadilina. Allora, al verso 55 continua sempre seguendo il volo dell'aquila per stabilire le vicende dell'impero, e sta per arrivare a un momento veramente centrale della storia dell'umanità. E quindi vedete che cambia la struttura di sotesso, trionfarono, fecero, eccetera. E con un andamento retorico di diciamo più lungo respiro, annuncia questo momento cruciale, Giustiniano. Poi, presso al tempo che tutto il ciel volle ridur lo mondo a suo modo sereno, quindi avvicinandosi il tempo che tutto il cielo voleva ricondurre o ricondurre il mondo al suo stato di pace, di serenità, Cesare per voler di Roma il tolle, cioè Giulio Cesare brandisce il sacrosanto segno dell'aquila per volere di Roma. Per Dante, come abbiamo detto più volte mentre leggevamo l'Inferno, Giulio Cesare è appunto il fondatore dell'impero. Nel convivio Dante si sofferma sul carattere provvidenziale dell'impero come appunto preparazione del mondo alla pace che richiedeva l'incarnazione di Cristo. Vi ricordate che anche nel primo canto dell'Inferno, no, anzi nel secondo, quando Dante si riferisce a Enea perché non si sente all'altezza del viaggio, dice che qualunque persona pensi liberamente si renderebbe conto che a Enea era stato dato di scendere vivo nell'Averno perché da suo padre, dall'anima del padre, avrebbe appreso cose che erano fondamentali per la fondazione dell'impero che poi sarebbe stata sede del papato, cioè Roma. E quindi la provvidenza è appunto questo, cioè il cielo voleva che il mondo si rasserenasse e quindi i romani diedero l'impero a Cesare. E al verso 58, e quel che fe Davario fino al Reno, cioè la campagna di Cesare nella Gallia, Isara vide Dere, vidi Senna, ed ogni valle onde rodano è pieno. Cioè, per parlare della Gallia, Dante si serve dei diversi fiumi che vengono personificati, no? Lo videro, Isara, il Loire, il Loira, Era e la Senna, e ogni valle che si riempie del Rodano. Quindi è come se la natura stessa si meravigliasse dall'andamento dell'impero, vero? I fiumi sono testimoni di qualcosa che è più alto della natura, perché è provvidenza divina. E al verso 61 arriva, diciamo, un altro
momento importantissimo che è il passo del Rubicone da parte di Cesare, che come sapete inizia la guerra civile contro Pompeo, che è un momento appunto per capire il quale non abbiamo tutti gli elementi, perché abbiamo visto Curione, quello che aveva dato a Cesare il consiglio di appunto andare oltre il Rubicone, dannato tra i seminatori di scisma e scandalo, come se il consiglio appunto di Curio, che portò alla guerra civile, fosse stato un peccato di frode importantissimo. E invece in questo discorso paradisiaco, ora vedremo che è talmente alto il designio divino di questo passo del Rubicone che diventa indicibile e inscrivibile. Verso 61. Quel che fe poi che gli uscì di Ravenne, saltò Rubicon, fu di tal volo che non seguiterie lingua né penna. Cioè il volo dell'Aquila quando uscì nelle mani di Cesare da Ravenna e oltrepassò il Rubicone fu così veloce e vasto che nessuna lingua né nessuna penna potrebbe seguirlo. Questo appunto indica che le contraddizioni che noi vediamo per quel che riguarda questo fatto, cioè la fine della Repubblica, è qualcosa che non si può spiegare con parole umane, perché ha un designio di Dio che va al di là della volontà dei singoli umani. E quindi possiamo capire che Curio, dando questo consiglio a Cesare, stava peccando di frode, dividendo la Repubblica, dando inizio alle guerre civili, ma che allo stesso tempo Curio era uno strumento del piano divino inconsapevole e che quindi il suo gesto, che merita per lui una punizione eterna, è comunque provvidenziale perché preparava la pace augustea, come vedremo tra qualche terzina. Così come alla rovescia noi vedremo quest'anno che Costantino, il cui trasferimento della capitale dell'impero a Costantinopoli è deplorata perché legata appunto alla donazione come la causa del male del mondo, è tuttavia salvo, perché evidentemente nella sua coscienza limitata di umano stava agendo in buona fede, ma le conseguenze di quel gesto sono tremende. E allora, al verso 64, inver la Spagna rivolse lo stuolo, poi verdurazzo e farsalia percosse, sicché al nil caldo si sentì del duolo. Cioè lo stuolo è l'esercito, no? E quindi il segno dell'impero rivolse il suo esercito verso la Spagna contro i legati di Pompeo durante le guerre civili, poi verso Durazzo per colpire appunto Pompeo stesso e colpì, percosse Farsallo in Tessaglia, dove appunto Pompeo fu sconfitto e si rifugiò in Egitto. Perciò c'è scritto dopo che addirittura il Nilo caldo in Egitto sentì il dolore, perché essendo Pompeo nella corte del re Tolomeo fu ucciso da lui, cioè mandato ad uccidere da lui in tradimento. E di nuovo al verso 67 arrivano alcuni nomi propri, questa volta di un porto, Antandro, che è un porto della Frigia, e il fiume Simeonta, tutti e due nella Troade, cioè vicini a Troia, seguendo una storia che racconta Lucano, secondo cui nella Farsalia appunto Cesare, diciamo inseguendo Pompeo, arrivò nelle spiagge dell'Asia Minore e volle visitare le rovine di Troia. E quindi a questa vicenda si riferisce questa terzina.
Antandre Simeonta, onde si mosse, cioè da cui si era mosso il sacrosanto segno dell'aquila, rivide e la dovettore sicuma, cioè rivide l'aquila, volò alla Troade, rivide il porto e il fiume e la tomba di Ettore, dove giace Ettore, il grande eroe troiano, sapete, forse il personaggio più bello e amabile dell'Iliade. E mal Bartolomeo poscia si scosse, cioè l'aquila riprese volo per il male di Tolomeo, perché appunto Cesare gli tolse il regno per darlo a Cleopatra. Da Indi, verso 70, cioè dall'Egitto dove era, scese folgorando a Juba. Giuba era il re della Mauritania che aveva appoggiato Pompeo, quindi è come se l'aquila, insomma, cadesse su di lui, onde si volse nel vostro occidente, ove sentia la pompeana tuba. Cioè, da lì, dall'Egitto, andò poi nel vostro occidente, dice Giustiniano a Dante, cioè nella Spagna, dove i pompeiani furono sconfitti a Munda. Vedete il fatto che io mi debba, diciamo, soffermare su questi nomi propri, forse vi toglie il ritmo della narrazione, che è davvero molto vivace, perché vediamo l'aquila che vola da un posto all'altro. Quindi, dopo, quando leggeremo tutto il canto di seguito, cercate di cogliere la velocità di questo volo che Dante nella voce di Giustiniano attribuisce all'aquila. E al verso 73 arriva Ottaviano Augusto, quello che appunto, come abbiamo detto tante volte, riporterà il mondo alla pace nella quale poi Dio si incarnerà, vero? Di quel che fe col vaiuolo seguente, Bruto con Cassio nell'inferno latra, e Modere Perugia fu dolente. Allora, il vaiuolo è il regitore, il portatore di qualcosa, no? E quindi quello che fece con il portatore dell'aquila seguente, cioè con l'imperatore Ottaviano Augusto, che successe Cesare, si lamentano Bruto e Cassio nell'inferno. Vi ricordate che Bruto e Cassio, insieme a Giuda Scariotto, sono masticati nel fondo più profondo dell'inferno dalle tre bocche di Lucifero. E quindi, questa è appunto Ottaviano Augusto, è la conseguenza del tradimento di Cesare. E Modena e Perugia fu dolente, Modena perché vide la sconfitta di Marcantonio, e Perugia perché fu saccheggiata e presa da Ottaviano, dove si erano rifugiati i suoi nemici. Tutto questo Dante lo scrive seguendo la storia di Tito Livio. Siamo quindi ormai con Augusto. Piangene ancor la trista Cleopatra che, fuggendogli innanzi dal colubro, la morte prese subitanea e atra. Di nuovo un personaggio che avevamo già trovato nell'inferno. Vi ricordate che Cleopatra è una delle anime dei lussuriosi che trascina la bufera infernal che mai non resta del secondo cerchio dell'inferno, che si è uccise, no? Con il colubro, con l'aspide. Dopo la morte di Antonio Adazio. Con costui, cioè con Ottaviano Augusto, corsi fino al lito rubro, cioè all'Egitto, al Mar Rosso, con costui puosi il mondo in tanta pace che fu serrato a Giano il suo delubro. Cioè con costui, con Ottaviano Augusto, l'aquila puose il mondo in una tale pace che il tempio di Giano, che si apriva quando c'era la guerra, fu chiuso. E quindi siamo arrivati alla pace augustea, che
è questo periodo miracoloso che secondo il convivio e la monarchia è appunto la condizione che richiedeva il mondo perché Dio decidesse di riconciliarsi dopo il peccato originale con l'umanità. E quindi vi propongo di fare ora la pausa e facciamo 5 minuti durante i quali se avete dei dubbi per favore vi chiedo di mandarli alla chat e continuiamo poi dalla parte insomma più solenne della storia dell'impero che riguarda l'incarnazione. Grazie. Allora riprendiamo, non vedo domande sulla chat, quindi mi sa che piuttosto ognuno di noi sta pensando di riprendere lo studio della storia romana. Riprendiamo dal verso 82. L'ultima cosa che ha detto Giustiniano è che con Augusto il mondo arrivò a una pace, che è appunto questo stato sereno che Dio volle che iniziasse Cesare e portasse a compimento Augusto, e al verso 82 si dichiara solennemente che il terzo Cesare di cui si parla al verso 86, Tiberio, fu il mezzo provvidenziale di un evento inigualabile. Ma ciò che il segno che parlar mi face, cioè ma ciò che l'aquila che mi fa parlare, fatto aveva prima, aveva già fatto, e poi era fatturo, era destinato a fare per lo regno mortal che a lui soggiace, nel regno mortale che soggiace al segno, all'aquila, cioè tutto quello che aveva fatto l'impero e che avrebbe fatto in futuro diventa in apparenza poco oscuro, senza importanza, se in mano al terzo Cesare si mira con occhio chiaro e con affetto puro, cioè se lo si confronta a quello che fece l'aquila stando in mano a Tiberio, il terzo Cesare, se lo si contempla con occhio privo di pregiudizi e con affetto puro. Questo dell'affetto è molto importante perché si annuncia che l'evento che si narrerà coinvolge non solo la mente, ma anche il cuore di noi che ascoltiamo la storia. Dopo questo annuncio, cioè quello che racconterò ora, dice Giustiniano, è imparagonabile a quello che accade prima e che sarebbe accaduto anche in seguito, giustifica al verso 88 che la viva giustizia che mi ispira gli concedette in mano a quel chi dico gloria di far vendetta alla sua ira. Cioè, già che la viva giustizia che mi ispira, dice Giustiniano, che ispirato dalla giustizia divina mise in ordine la giustizia umana, gli concesse in mano a quello di cui parlo, cioè Tiberio, la gloria di vendicare l'ira del peccato originale, e cioè la condanna di Gesù come atto dell'impero attraverso la figura di Ponzio Pilato. Questo è molto importante, cioè perché voi forse vi state chiedendo che c'entra l'impero con questa possibilità di riconciliare attraverso l'uccisione di Cristo l'umanità che si era allontanata dal Creatore dopo il peccato di Adamo. Beh, nella monarchia si spiega una cosa veramente interessantissima, secondo cui, siccome nel peccare Eva e Adamo aveva peccato l'intera umanità, perché erano i soli umani in quel momento nell'Eden,
Per compensare questo peccato originale, una volta sviluppatasi l'umanità, essendoci tanti umani, ci voleva un'istituzione giuridica che rappresentasse l'umanità intera. Quindi, affinché l'uccisione di Cristo valesse per, diciamo, ricostituire la perdita del peccato, era necessario che Cristo fosse ucciso dall'intera umanità, che appunto è quello che ottiene l'impero rappresentando giuridicamente l'umanità tutta. E subito dopo, avendo detto che sotto Tiberio l'impero ebbe la gloria di uccidere in Cristo l'umanità che aveva peccato, al verso 91 aggiunge una cosa che, come vi dicevo, era stata in qualche modo annunciata da questa, da questo cenno alla impossibilità di comprendere la doppia natura di Cristo, che invece ora, dice Giustiniano, lui vede con la chiarezza con la quale noi umani vediamo una contraddizione. Perché al verso 91 dice Giustiniano: Or qui ti ammira in ciò che io ti replico, cioè ora ti sorprenderai di quello che io soggiungo. Due punti. Poscia con Tito a far vendetta corse della vendetta del peccato antico. Cioè è sempre il soggetto l'aquila. L'aquila dopo, con Tito, con l'imperatore successivo, corse a fare giustizia, vendetta, della vendetta giusta del peccato originale. Cioè si riferisce chiaramente alla distruzione di Gerusalemme, alla diaspora ebraica, per cui si sta punendo sempre da parte dell'impero la morte di Cristo, che però prima era stata presentata come giusta per vendetta del peccato originale. Quindi perché Dante si ammirerà da quello che dice il verso 91? Perché si starà chiedendo, come infatti esprimerà nel prossimo canto, come mai un atto giusto, come l'uccisione di Cristo, che è giusta vendetta del peccato originale, merita a sua volta una vendetta giusta. Questa è una contraddizione in apparenza, dal punto di vista nostro umano, che appunto verrà trattata nel prossimo canto, perché, come tante altre volte, i dubbi che abbiamo noi lettori ce li ha anche il Dante Pellegrino. E quindi domanda dando luogo a un chiarimento, che è un chiarimento, vi anticipo, lo leggeremo la settimana prossima, che riguarda appunto la doppia natura di Cristo. E quindi perciò è qualcosa di difficile da intuire, insomma, da noi mortali. Adesso, tra il verso 93 e il verso 94, magistralmente, perché Dante è un narratore veramente incredibile, c'è un'elisse in cui si salta direttamente, insomma, dal primo secolo all'ottavo, e che riguarda tutto quel periodo dell'Alto Medioevo che era stato già detto nei primi versi del canto. E quindi dico che è magistrale perché queste, diciamo, interruzioni della cronologia nella narrazione sono una cosa modernissima, no? Noi siamo abituati per i serial, per cui qualche volta iniziamo, poi si dice 2 anni prima, poi si torna, poi si salta, no? Però, diciamo, la narrazione tradizionale del periodo di Dante, che genialmente, diciamo, modella Boccaccio, è lineare, è sempre lineare. Invece Dante, qui, nella voce di Giustiniano, aveva prima preso Costantino e aveva narrato, diciamo, i secoli tra Costantino e Giustiniano stesso. Poi era partito dall'inizio,
dalla morte di Pallante, ed arrivando al momento che aveva già raccontato, salta all'impero, al Sacro Impero Romano-Germanico di Carlo Magno, che qui viene presentato, come ora vedremo, con continuità tra l'impero antico e appunto questo moderno. Verso 94. E quando il dente longobardo morse la Santa Chiesa, cioè quando Desiderio attaccò la Santa Chiesa, si sta riferendo alla campagna di Carlo Magno in Italia, sotto le sue ali, cioè le ali dell'aquila, Carlo Magno vincendo la soccorse. Ormai, cioè, è solo una terzina che in qualche modo avvicina le vicende antiche a quelle moderne attraverso la continuità dell'impero carolingio, e immediatamente adesso vedremo al verso 100, scusate, al verso 97, Giustiniano riprende questa critica a Guelfi e Ghibellini che velocemente aveva fatto prima, proprio annunciando che tutta la storia che avrebbe raccontato e che ha appena finito, la doveva aggiungere affinché Dante, e attraverso Dante noi capissimo con quanta ragione si appropriano del sacrosanto segno i Ghibellini o gli si oppongono i Guelfi. Con quanta ragione, dicevamo, è chiaramente sarcastico, cioè quanto è grave opporsi all'impero, lo possiamo capire solo dopo aver visto come Dio aveva ispirato questo piano e quanti caduti sono morti appunto per instaurare l'impero che avrebbe permesso la riconciliazione tra Dio e la sua creatura. Allora, al verso 97, Giustiniano sempre: o mai puoi giudicar di quei cotali che io accusai di sopra e di lor falli, cioè Guelfi e Ghibellini, dei loro peccati, che sono cagion di tutti i vostri mali. Sono causa le guerre tra Guelfi e Ghibellini di ogni vostro male. E questo è interessante, questa seconda persona, perché, come vedremo tra qualche minuto, il solo altro personaggio di cui Giustiniano parla in terza persona, che è un'altra luce che adorna Mercurio, è appunto un esule. E quindi gli esili, tra cui probabilmente è alluso quello di Dante stesso, si presentano come i mali che sono conseguenza del fatto che Guelfi e Ghibellini non accettino il carattere provvidenziale dell'impero e il potere che porterebbe il mondo alla pace. Allora, al verso 100. L'uno al pubblico segno i gigli gialli oppone, cioè l'uno, i Guelfi, oppone al segno pubblico universale dell'Aquila i gigli d'oro della Casa di Francia, cioè degli Angioini. E l'altro appropria quello a parte, Ghibellini si appropria del segno dell'Aquila per il suo partito, sicché è forte a vedere chi più si falli. È difficile stabilire chi ha più colpa. Questo è anche interessante, l'abbiamo notato fin dall'inferno, l'imparzialità di Dante come scrittore, che essendo guelfo, mette sullo stesso piano i falli della propria fazione e quello della fazione avversa, nella bocca chiaramente ineccepibile di un salvato. E al verso 103. Faccianli Ghibellin, faccian lorarte sott'altro segno che mal segue quello sempre che la giustizia è lui di parte. Cioè che i Ghibellini facciano le loro imprese sotto un segno di fazione, non sotto quello dell'Aquila che è universale, già che è pessima la conseguenza di coloro che dividono la giustizia e lui.
E non l'abbatte sto Carlo Novello coi guelfi suoi, cioè non si illuda di poterlo abbattere neanche questo Carlo Novello, nominato con disprezzo, Carlo II di Angiò, Novello per distinguerlo dal primo, con i suoi guelfi, ma tema gli artigli, cioè abbia invece timore degli artigli dell'aquila che a più alto leon trasser Novello, cioè che sconfissero gli artigli dell'aquila ben più potenti nemici. E adesso una brevissima profezia indeterminata, di cui non si sa insomma il riferimento storico, ma che si presenta da parte di Giustiniano come una sorte di minaccia a Guelfi e Ghibellini. Molte fiate già pianser li figli per la colpa del padre. Cioè, è già capitato più volte che i figli subissero le conseguenze della colpa del padre, e non si creda che Dio trasmuti larme per i suoi gigli, cioè che Carlo II non creda che Dio trasmuterà le armi dell'impero per i gigli francesi. Qui, al verso 111, è finita la risposta alla prima domanda di Dante, che era: chi sei tu? No? Giustiniano si era presentato come facente parte di un piano provvidenziale dell'impero, poi aveva aggiunto l'intera sacrosanta storia dell'impero affinché sapessimo quanto sono gravi le guerre intestine che implicano la non accettazione del potere universale sacrosanto. Ora, al verso 112, passa Giustiniano a rispondere alla seconda domanda di Dante, che era, forse vi ricordate, perché ti è data questa piccola sfera, cioè perché sei qui nel cielo di Mercurio. E quindi, al verso 112, questa picciola stella si correda di buoni spiriti che sono stati attivi perché onore e fama li succeda. Cioè questa piccola stella di Mercurio, ed è sottinteso così bassa anche, cioè perché relativamente vicina ancora alla Terra, si correda, cioè si adorna di spiriti buoni che hanno agito, sono stati attivi affinché gli succedesse onore e fama, quindi che hanno fatto il bene per desiderio di gloria terrena. E quando li desideri poggiano quivi, cioè quando i desideri si appoggiano, cioè hanno lo stimolo lì, nell'onore e la fama del mondo, si disviando, cioè così disviandosi dal bene dell'amore divino, pur convien che i raggi del vero amore in su poggin men vivi, cioè è necessario che i raggi del vero amore divino puntino, si riflettano meno vivi in queste anime che in altre che invece, come vedremo nei cieli più alti, hanno agito solo per amor del bene e non per avere fama. Ma, un po' come aveva fatto Piccarda, vi ricordate, davanti al dubbio di Dante sul fatto se lei e le altre anime del cielo della luna desiderassero di essere più vicini a Dio, quindi fuori metafora, di godere di un grado più alto di beatitudine, al che lei aveva risposto appunto che la condizione della beatitudine dei salvati è la coincidenza totale tra la volontà di Dio e la propria volontà, e quindi l'appagamento perfetto di ogni desiderio. Anche qua, siccome Giustiniano ha capito che nella domanda di Dante c'era implicita questa considerazione, perché siete relegati a una sfera più bassa, sebbene sia Dante che noi sappiamo già che questa posizione delle anime è solo una messa in scena per lui, perché invece sono tutte anime che appartengono all'Empireo, no? Ma attraverso la domanda perché siete qua, Dante sta domandando perché godete di un grado di beatitudine minore che vi fa incontrarmi in questa sfera più bassa, vero? Allora, immediatamente dopo aver detto che
questo si deve al fatto che hanno agito per volontà, per desiderio di fama, al verso 118 aggiunge, come prima aveva fatto, vi dicevo, Piccarda, che non invidiano assolutamente la condizione di anime che Dante troverà in pianeti più alti. Ma nel commensurar di nostri gaggi col merto è parte di nostra letizia, perché non li vede minor né maggi. Questa è veramente un'affermazione splendida, perché sta dicendo: ma nel fatto che i nostri gaggi, cioè i nostri premi, siano perfettamente commisurate con il merito, cioè, ma nel fatto che noi abbiamo come beatitudine esattamente il grado di beatitudine che meritiamo, ed è sottinteso e non di più, è parte della nostra letizia, perché vediamo che abbiamo né più né meno di quello che meritiamo. Cioè, dico che è splendido perché è il piacere che deriva dalla consapevolezza che la giustizia è perfetta, indipendentemente dal fatto di ciò che tocca a ognuno di noi. E cioè sta dando per scontato che se desiderasse un'anima di Mercurio di essere, per esempio, a Saturno, cioè di essere in un cielo più alto e quindi di avere una maggiore visione e godimento di Dio, starebbe desiderando che la giustizia non fosse perfetta. Queste anime vedono in Dio perché meritano di avere quello che hanno e questo fa crescere la loro letizia, perché vedono quanto è giusto quello che è dato loro, non è né più né meno di quello che loro meritano. E quindi appunto da questa commensurata, questa diciamo perfetta misura tra meriti e premi, deriva un raddolcimento dell'affetto, come si vede adesso al verso 121. Quindi addolcisce la viva giustizia in noi l'affetto, sì, che non si può torcere giammai ad alcuna nequizia. Cioè, attraverso questo commensurare perfetto tra meriti e premi, la giustizia divina rende più dolce in noi l'affetto, in modo che il nostro affetto non può mai torcersi verso l'invidia di una condizione diversa. E adesso, questa terzina che viene ora è una delle più belle, a mio avviso, perché riguarda un aspetto del paradiso dantesco che non solo è meno perfetto perché le anime godono di condizioni di beatitudine diversa, ma anzi è più bello proprio per questo, per questa diversità delle anime. E la metafora di cui si serve Giustiniano qui è stupenda perché è una metafora della musica polifonica. Cioè, come dicendo, così come più bella una musica nella quale ogni voce svolge un compito diverso e ci sono voci a diverse altezze, scrive Dante facendo riferimento all'ars nova, cioè una polifonia di recente formazione. È più bella quella musica di quella che invece è omogenea, in cui tutte le voci fanno la stessa frase, così il nostro cielo si abbellisce di vite che hanno più o meno beatitudine. E lo dice così al verso 124: diverse voci fanno dolci note, così diversi scanni in nostra vita rendono dolce armonia tra queste rote. Cioè, così come la diversità delle voci polifoniche fanno dolcezza nella musica, così i diversi scanni, i diversi troni nella nostra vita di beati
rendono un'armonia dolce in queste ruote, in questi cieli. Come vedete, finora il discorso di Giustiniano, sta diminuendo, diciamo, in grado, diciamo, nell'universalità e nella solennità. Prima, molto grandiloquente, aveva presentato la storia dell'impero, come abbiamo detto tante volte, istituzione universale. Poi è passato a parlare del cielo di Mercurio, della condizione di lui e delle altre anime che Dante sta vedendo come luci dentro questo pianeta. E ora, nell'ultimo frammento stupendo del canto, parlerà di una sola anima che Dante sta vedendo lì e che è chiaramente molto più umile, degli imperatori. Verso 127. E dentro alla presente Margherita luce la luce di Romeo, di cui fu l'ovra grande e bella, malgradita. Cioè dentro questa stessa gemma luce la luce, cioè brilla l'anima di Romeo, la cui opera grande e bella non fu apprezzata. Questo Romeo, il nome Romeo vuol dire pellegrino, eremita, è Romeo di Villanova, un ministro di Raimondo Berenguer IV, conte di Provenza, che era stato alla morte di lui tutore della figlia. Secondo quello che noi sappiamo di lui, noi moderni, aveva servito molto onestamente il suo signore Raimondo ed era, diciamo, attraverso di lui Raimondo era riuscito a sposare bene le quattro figlie femmine che aveva, non aveva avuto figli maschi, e lui era morto tranquillamente nel 1250. Se non che c'era una leggenda che Dante segue e che danno per vera tutti i commentatori antichi, secondo cui questo Romeo era di origine molto umile, stava pellegrinando, era capitato quasi per caso al servizio di Raimondo, l'aveva servito con grande onestà e probità, ma l'invidia degli altri signori della Provenza gli aveva, diciamo, l'aveva reso vittima di calunnie secondo cui stava, diciamo, derubando il suo signore, per cui lui, sentendosi accusare ingiustamente, aveva semplicemente detto: "Io sono venuto qua povero, me ne vado povero e vecchio", e se n'è andato, diciamo, pellegrino di nuovo, come era tornato, accusato falsamente. Allora, vediamo come racconta Giustiniano la storia del povero Romeo. Verso 130. Ma i provenzali che fecero contro lui non hanno riso, e però mal cammina, qual si fa danno del benfare altrui. Allora, ma i signori della Provenza che hanno agito contro di lui non hanno riso perché sono passati sotto il dominio terribile degli Angioini, e perciò finisce male chi si fa danno, cioè danneggia le buone azioni degli altri. E ora racconta la vicenda appunto di Romeo di Villanova. Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina Ramondo Beringhiere, e ciò li fece Romeo, persona umile e peregrina. Cioè ebbe quattro figlie, Raimondo Beringhiere, il signore appunto di Romeo, e ognuna diventò regina, e questo lo fece Romeo, persona umile e pellegrina. E poi il Mosser le parole bieci a dimandar ragione a questo giusto, che gli assegnò 7,5 per 10, indi partissi povero e vetusto.
E poi le parole biece, calunniose dei provenzali lo mossero, cioè mossero Raimondo Beringhiere a dimandare ragione a questo giusto, cioè a chiedergli il resoconto di quello che facevano, che faceva con il sospetto che lo stesse derubando. A questo giusto che non solo non l'aveva derubato, ma che gli aveva dato 12, cioè 7,5 per 10, cioè che era riuscito a far accrescere la sua ricchezza. E quindi, sentendosi appunto chiedere resoconto dell'agito, al verso 139, indi partissi povero e vetusto. E se il mondo sapesse il cor che gli ebbe, mendicando sua vita a frusto, assai lo loda e più lo loderebbe. Allora se ne andò, povero e vecchio, e se il mondo sapesse il cuore che lui aveva mentre tornò a mendicare la sua vita tozzo a tozzo di pane, il mondo che ormai lo loda, lo loderebbe ancora di più. Questo cor del verso 140 è davvero di una sintesi commovente, no? Per il cor che egli ebbe, sembra di rappresentare il dolore, della mancata fiducia, della mancata gratitudine. E insieme il coraggio, la dignità con la quale tornò ad essere mendicante. Siccome noi sappiamo che Dante, anche lui, andò in esilio accusato ingiustamente, e siccome di questo suo doloroso esilio lui parla nel convivio con parole molto simili a queste, molto precocemente i commentatori hanno associato questo esempio di Romeo con Dante stesso e quindi è come se Giustiniano, presentando a Dante non solo la storia sacra dell'impero, ma anche questa luce minore, in tono minore, di un uomo giusto che probabilmente agì per fama, ma che fu accusato ingiustamente e con dignità se ne andò in opposizione a questo personaggio anch'esso accusato ingiustamente, ma che diventò violento contro se stesso, come Pier della Vigna, che abbiamo conosciuto nella lettura del canto 13 dell'Inferno. È come se Giustiniano avvertisse Dante circa l'esilio che lo attende, accusato ingiustamente, ma mostrandogli come la giustizia divina ripaga quello che sbaglia la giustizia umana. Perché Romeo, che morì probabilmente pellegrino, che dovette appunto mendicare, come Dante dice di aver dovuto fare anche lui in esilio, è comunque tornato alla sua vera patria. Perché la giustizia divina, a differenza da quella degli uomini, che è rovinata dal mancato impero, dalle lotte intestine di Guelfi e Ghibellini contro cui si scaglia appunto Giustiniano, la giustizia divina invece è perfetta. Rileggiamo il canto? Una preguntita, por Sì. ahí, perdón que hable en castellano, pero toda esta teoría de la importancia del imperio en el hecho de que Jesús muriese por todos y así borrase o salvase ese pecado original. Esta es una idea de Dante, ¿no? De la iglesia. La iglesia lo explica sin necesidad de esta importancia del imperio, ¿no? Sí, Es infatti. así, bueno, para ver si había entendido. Sí, sí, Claro, porque sí. yo no, claro, todo esto es un aporte de Dante, de la importancia del imperio, de la importancia de, bueno, de Roma, de... Sí, Está bien. certo. Diciamo, l'importanza di Roma è tradizionale perché Roma è il posto del martirio di Pietro,
E quindi la fondazione della Chiesa a Roma è giustificata perché si edifica sul sangue del martirio, vero? Ma sì, e di Dante, in realtà era del mondo antico, era anche di Virgilio, Ah, certamente non in chiaro. rapporto con, non in rapporto con la Chiesa, chiaramente, ma sì in rapporto con una sacralità antica, il fatto che l'impero d'Augusto fosse provvidenziale nel caso, diciamo, di Virgilio. Perché era un progetto della deità pagana. E quindi Dante è come se continuasse, prendesse da Virgilio il carattere sacro dell'impero d'Augusto, ormai associandolo alla verità, diciamo, cristiana. Perché appunto Dante vive in un periodo di grandissima violenza. Cioè, mentre vi ricordate nell'altro canto sesto, quello del Purgatorio, come Dante invita l'Italia a guardarsi come se fosse, diciamo, una donna, guardarsi nelle coste, nell'interno, dicendo: vedi se c'è un posto che abbia pace. Cioè, noi dobbiamo, pensate come siamo angosciati dalle guerre attuali. Pensate che nel mondo di Dante non c'è praticamente un posto abitato che sia in pace. E quindi per Dante, diciamo, il rimedio a questa lacerazione interna delle società è questo modello imperiale che, sebbene quello di Augusto fosse molto lontano ormai quando Dante vive, quello di Federico II, per esempio, era piuttosto recente. E quindi Dante crede nella possibilità che, tornando l'impero, tornando il mondo ad essere sotto la giurisdizione di un unico uomo dalle qualità quasi, insomma, divine, non ci siano più queste guerre. Perché quello che lui propone nella monarchia è appunto. Cioè, il ragionamento che fa Dante è: le guerre sono la conseguenza della cupidigia, della volontà di avere sempre più terre, perché per terre si litiga. E quindi la soluzione è un unico potere che abbia sotto di sé l'intero mondo popolato, in modo che non si desideri nient'altro. Quindi Dante parla dell'imperatore come colui che sembra quasi non macchiato dal peccato, perché non ha cupidigia in sé e quindi si dedica a governare per il bene comune. E allora vede nell'impero d'Augusto questo momento, diciamo, miracoloso in cui la nobiltà, del sangue dell'imperatore coincideva con la nobiltà d'animo. E quindi permette di preparare il mondo per l'avvento di Cristo. Ma che l'impero di Augusto fosse un momento particolarmente sereno, in cui il mondo, come dice Dante, acquista, nella misura del possibile umano, la pace che poi è tipica dell'empireo, è qualcosa che aveva visto anche San Paolo, che aveva attribuito appunto il censimento della popolazione a questa organizzazione miracolosa dell'impero d'Augusto, no? E quindi Dante unisce un po' il carattere sacro dell'impero virgiliano con questo che non può sembrargli una coincidenza, e cioè che proprio Dio abbia deciso di incarnarsi quando il mondo era finalmente arrivato alla pace. Però sì, è un'idea di Dante questa, infatti. Uno podría cuestionar una paz, pero una paz que, por ejemplo, el pueblo hebreo estaba sometido. Es decir, de hecho, Jesús nace en el pueblo judío. Va, quiero decir, ¿no? No, ma infatti nella monarchia Dante affronta questi problemi, della violenza attraverso la quale si ottiene la pace. Perché effettivamente anche in questo canto si vedono i caduti innocenti per via della pace, ma è una giustificazione delle guerre con una, diciamo,
un futuro che in qualche modo appagherà questi sacrifici. Grazie. Prego, altre domande? No? Muy Allora. actual, muy actual. Eh sì, evidentemente l'umanità in questo senso non è che sia migliorata di molto. Allora, no, vi invito adesso, come vi dicevo prima, durante questa lettura tutta di seguito che faremo, a cogliere il ritmo narrativo che è stupendo e che abbiamo purtroppo dovuto rovinare per spiegare alcune cose. Poscia che Costantin l'aquila volse contra il corso nel ciel, che la seguio dietro all'antico che la vina tolse, 100 e 100 anni e più l'uccel di Dio nello stremo d'Europa si ritenne, vicino ai monti dei quai prima uscio. E sotto l'ombra delle sacre penne governò il mondo lì di mano in mano, e sì cangiando in sulla mia pervenne. Cesare fui e son Giustiniano, che per voler del primo amor ch'i sento, dentro le leggi trassi il troppo e il vano. E prima ch'io all'ovra fossi intento, una natura in Cristo esser non più e credea, e di tal fede era contento. Ma il benedetto Agapito, che fu e sommo pastore, alla fede sincera mi dirizzò con le parole sue. Io gli credetti. E ciò che in sua fede era, veggi or chiaro sì, come tu vedi ogni contraddizione è falsa e vera. Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, a Dio per grazia piacque di ispirarmi l'alto lavoro e tutto in lui mi diedi. E al mio Belisar commendai l'armi, cui la destra del ciel fu sì congiunta che segno fu chi dovessi posarmi. Or cui alla question prima s'appunta la mia risposta, ma sua condizione mi stringe a seguitare alcuna giunta, perché tu vedi con quanta ragione si muove contro il sacrosanto segno, e chi il s'appropria e chi a lui s'oppone. Vedi quanta virtù l'ha fatto degno di reverenza, e cominciò dall'ora che Pallante morì per dargli regno. Tu sai che il feci in alba sua dimora per 300 anni e oltre, infino al fine che i tre a tre pugnar per lui ancora. E sai che il fe dal mal delle Sabine al dolor di Lucrezia in 7 regi, vincendo intorno le genti vicine. Sai quel che il fe portato dagli egregi romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, incontro agli altri principi e colleghi, onde Torquato e Quinzio, che dal Cirro negletto fu nomato, i Deci e Fabi, ebber la fama che volontier mirro. Esso atterrò l'orgoglio degli Arabi, che di esso giovanetti di Umaro, io Pompeo, e a quel colle sotto i parte amare. Presso al che per ridurlo mondo a suo modo, Cesare voler di Roma tolle. E quel che fe d'avaro infino a Reno, Isara vide d'ere e vide Senna, ed ogni valle mi pare che ci sia un problema di collegamento, vero? sì, ecco, adesso sono tornata. Mi è tutto non so vero. Sì, Allora. sei come saltata, tornata, rientrata, eri Mannaggia. frizzata, dicono qua. Mannaggia, forse proprio quando vi dicevo di cogliere il ritmo, no? È difficile È coglierlo così. difficile così. Mannaggia. Allora, riprendo dal verso 52, che Dio ce la mandi buona. Sotesso giovanetti trionfaro, Scipione Pompeo, e a quel colle sotto il qual tu nascesti parve amaro. Poi, presso al tempo che tutto il ciel volle ridurlo mondo a suo modo sereno, Cesare per voler di Roma il tolle.
E quel che fe da vario fino a Reno, Isara vide d'ere e vide Senna, e ogni valle onde rodano è pieno. Quel che fe poi che gli uscì di Ravenna e saltò Rubicon, fu di tal volo che non seguiterie lingua né penna. Inver la Spagna rivolse lo stuolo, poi ver Durazzo e Farsalia percosse, sicché al Nil caldo si sentì del duolo. Antandro e Simeonte, onde si mosse, rivide là dove Ettore si cuba, e mal per Tolomeo poscia si scosse. Da Indi scese folgorando a Iuba, onde si volse nel vostro occidente, ove sentia la pompeana tuba. Di quel che fe col baiuolo seguente, Bruto con Cassio nell'inferno latra, e Modane Perugia fu dolente. Piangene ancor la trista Cleopatra, che fuggendogli innanzi dal colubro la morte prese, subitana e atra. Con costui corsi infino al litro rubro, con costui posi il mondo in tanta pace che fu serrato a Giano il suo delubro. Ma ciò che il segno che parlar mi face fatto avea prima e poi era fatturo per lo regno mortal che a lui soggiace, diventa in apparenza poco e scuro se in mano al terzo Cesare si mira con occhio chiaro e con affetto puro. Che la viva giustizia che mi ispira mi concedette in mano a quel chi dico gloria di far vendetta alla sua ira. Or qui t'ammire in ciò che io ti replico. Poscia con Tito a far vendetta corse della vendetta del peccato antico. E quando il dente longobardo morse la santa chiesa sotto le sue ali, Carlo Magno vincendo la soccorse. O mai puoi giudicar di quei potali che io accusai di sopra e di lor falli, che son cagion di tutti i vostri mali. L'uno al pubblico segno i gigli gialli oppone, e l'altro appropria quello a parte, sicché forte a veder chi più si falli. Faccian li ghibellin, faccian lor arte sott'altro segno, che mal segue quello, sempre chi la giustizia è lui di parte. E non l'abbata sto Carlo Novello con guelfi suoi, ma tema degli artigli che a più alto leon trassar lo vengo. Molte fiate già piansarmi figli per la colpa del padre, e non si creda che Dio trasmutilarmi per suoi geni. Questa picciola stella si correda di buoni spiriti che sono stati attivi perché onore e fama gli succeda. E quando li disiri poggian quivi, si disviando, pur convien che i raggi del vero amore in su poggin men vivi. Ma nel commensurar di nostri gaggi col merto è parte di nostra letizia, perché non li vedem minor né mangi. Quindi addolcisce la viva giustizia in noi l'affetto sì, che non si puote torcer giammai ad alcuna nequizia. Diverse voci fanno dolci note, così diversi scanni in nostra vita rendono dolce armonia tra queste rote. E dentro alla presente Margarita luce la luce di Romeo, di cui fu l'ovra grande e bella, malgradita. Ma i provenzai che fecer contra lui non hanno riso, e però mal cammina qual si fa danno del benfare altrui. Quattro figlie ebbe ciascuna reina Ramondo Beringhiere, e ciò li fece Romeo, persona umile pellegrina. E poi il mossar le parole dieci a dimandar ragione a questo giusto, che riassegnò 7-5 per 10, indi partissi povero e vetusto. E se il mondo sapesse il cor che li ebbe, mendicando sua vita frusto a frusto, assai lo loda e più lo loderebbe. Grazie, arrivederci.